Scusate, Sentigno, io non ho ancora capito di che ci accusate. D'aver speso troppo o di non aver risparmiato? Ma avete idea voi di quello che è capace di magnarsi un legionario? Magnerà. Magnerà, chi lo nega, ma un po' di parsimonia. Che accidenti, dico, qui mi ci hai messo 50 dracme a cranio, oh, e bisognava risparmiare. Avevamo risparmiato sui morti. È vero, c'ha ragione l'asiatico. A Magnesia, la battaglia decisiva è costata Red Siria 50.000 uomini, senza contare gli ofanti da battaglia e i vascelli. Roma che ha perso? Solo 300 fanti e 24 cavalieri. Manca una rissa, dico io. Abbi pazienza, pure sti risparmi contano. Poi non si sa, il soldato in guerra pensa solo a magnà. Magna e muore. E tu di fronte allo spettro della morte gli stai a lesinar magnà. Ma il fatto è che voi avete seguitato a magnà pure dopo che lo spettro della morte si era dileguato. Ma intanto la pace romana stenneva l'ala su tutta la Siria. Agato, eppure queste cose contano. Il legionario magna, la civiltà cammina. Non ve montate la capoccia e ricordatevi chi siete. Vai, va. Ma quale civiltà, romani? Per tirar su una casa che non fosse una catapecchia, avete dovuto ricorrere agli greci. Ma prima gli avete dovuto menà. I ritratti, le pitture a sguazzo, i pupazzi di marmo, di bronzo, i nonni morti a mezzo busto, quelli ve li siete fatti fa dalle etruschi. A forza di sganassoni. Quando poi si è trattato di scrivere due righe di storia patria, avete dovuto piare in ostaggio un altro greco, Polibio, perché a Roma quello che sa scrivere meglio si è non sa fa la firma. Dice, ci avemo Plauto che scrive le commedie, un par de ciufo. Ma che scrive Plauto? Plauto copia. Copia le commedie dei greci e dice che l'ha inventata lui. Per cui, giovanotti, io vi sto per dare una gran brutta notizia. Tutta sta civiltà, sta cultura vostra, non è altro che bottino de guerra. Là.